Giunto il tempo di tornare a percorrere chilometri sui campi da calcio anche per l'Atletico Rocca Scalegna, formazione militante nel campionato di terza categoria. I roccolani, ancora sotto la guida di mister Antonio Di Tullio, hanno optato per una partenza progressiva, con tre sedute nel corso della settimana appena trascorsa, terminata con un test amichevole dove la Rocca ha affrontato il Bomba FC, sodalizio di prima categoria, sicuramente più avanti nella preparazione per aspetto tecnico e atletico. A proposito di questi due temi, in un'intervista ai nostri microfoni, l'allenatore biancoazzurro ha spiegato quanto sia fondamentale migliorare la tecnica individuale durante il precampionato. Successivamente lo stesso tecnico ha trattato numerosi argomenti rispondendo ai nostri quesiti, tra questi la previsione personale indovinata in merito al posizionamento del suo Rocca Scalegna nello scorso campionato 2023-24. Ripartire dal buon lavoro della passata stagione, senza alcune problematiche sopravvenute, forse saremo rimasti per più tempo ingaggiati nella corsa playoff, dice Di Tullio. Abbiamo bisogno di continuità nelle prestazioni. Tuttavia, anche quest'anno dobbiamo ammettere che ci sono squadre più competitive di noi, continua lo stesso allenatore. Dobbiamo stare con i piedi per terra e lavorare sodo, rafforzando quindi la sua dissertazione. Infine, interrogato sull'organico della sua squadra, Di Tullio si è mostrato particolarmente fiducioso. I presupposti per far bene hanno una base. Va considerato che l'ossatura dell'ultimo campionato ha scelto quasi interamente di restare qui, con determinazione e la sana voglia di divertirsi. Ha chiuso.